Amiche e amici Daily Basket, la legione è tornata, fuori dal tempo e fuori dallo spazio, fuori dalle cose. Torna per un motivo importante, perché il nostro capo legione Werther Pedrazzi ha appena compiuto gli anni. I capi legioni non invecchiano ma diventano più saggi, quindi Werther, tanti auguri innanzitutto. Grazie, grazie, anche se l'occasione, anche se addolcissi la pillola. C'è qualcosa di amaro. L'occasione è quella che è. È un anno in più. È un anno in più. C'è la biografia, la tua scheda biografica su uno dei libri che hai scritto sulla pallacanestro. Werther Pedrazzi nasce a Ligonchio, che certo, è il paese più alto dell'Appennino reggiano, e avrebbe voluto fare il pastore non di anime ma di pecore. Ma è veramente così? Beh, è questione di DNA. Quando sei bambino, e originariamente il mio era un paese di pastori, più di 1000 metri sull'Appennino Tosca-Emiliano, la Maremma dall'altra parte come transumanza durante l'inverno, e questo lavoro devo dire che mi era un po' sceso nell'anima per due motivi. Uno, perché non facevano una mazza tutto il giorno e stavano seduti, osservavano, e stavano seduti in meditazione su dei cucuzzoli. Due, avevo detto due ma sono tre, c'era in questo lavoro in fondo una grande schiavitù, perché non potevi lasciare il gregge, ma anche una grande libertà, se non altro, di pensiero in queste solitudini, in questi panorami che dal crinale del mio paese arrivano fino al Golfo della Spezia e giù lungo il Tirreno. E terzo, perché questi, avendo poco da fare di altro se non guardare le pecore, alle quali badavano più che altro i cani, cantavano, e c'era la tradizione dei cosiddetti maggio, cantavano in rima, e questo mi affascinava tantissimo. In un contesto del genere, come, quando e perché nasce l'amore per il basket in una persona che, oltre ad essere un grande giornalista, ricordiamo per i benefici più giovani, è stato prima un allenatore e prima ancora un giocatore di basket e di ottime doti? Perché seguendo l'orme di mio padre, perché poi a Ligonchio, come in molti paesi di montagna, costruiva una grossa diga, un impianto idroelettrico della Edison, e poi mio padre incominciò a essere trasferito di qua e di là, prima in Trentino, e quando arrivai in Lombardia alle centrali dell'ADDA e frequentavo il liceo classico a Monza, quindi abbastanza tardi, in quarta ginnasio, il mio compagno di banco giocava a pallacanestro nel CSI, in una squadretta dell'oratorio, io ero alto più il doppio di lui, e mai tu vieni con noi, e poi da lì subito alla Forti Liberi, poi alla Candi, poi a Bergamo. Poi la cosa mi ha veramente appassionato in un periodo in cui si sognava veramente ogni anno, vorrei andare a giocare in Serie C, poi vorrei andare a giocare in B, poi se riuscissi a giocare in A. Non era il denaro la motivazione, ma era il gioco. Ecco, io a volte non lo esercito mai, ma rispetto a molti giovani di oggi e a qualcuno con cui ho più confidenza, glielo dico, rivendico una cosa. Io mi sentivo un privilegiato. A un certo momento hanno iniziato col darmi le scarpe gratis per giocare, e poi mi davano pure qualche soldino per giocare. E questo, uno, secondo me, è una cosa fondamentale. Non dico che si sia persa, perché non tutti i ragazzi sono uguali, però nel mondo di oggi, nel professionismo affermato, è un pochettino più difficile. Prima, se volevi diventare professionista, dovevi essere molto molto professionale, cioè allenarti, spaccarti la schiena. Quindi il culto della fatica e del sacrificio. Sì, ma guarda, io ti devo dire la verità, che finivamo degli allenamenti, soprattutto alla Candy, che avevo tutta la maglietta rossa d'allenamento stampata sulla pelle dal sudore e dalla fatica, però la fatica non è che si sentisse tanto. È il gusto del gioco, più che il sacrificio c'era, perché a volte ogni tanto io mi lamentavo perché perdevo alcune compagnie, perché durante l'inverno tutti i miei amici e le mie amiche andavano la domenica a sciare i piani di Bobbio, e io dalla fine d'agosto a giugno non vedevo più una domenica. Il sacrificio c'era,
Ma più che altro è il gusto della sfida, secondo me, che si potrebbe ricostruire anche nella cultura adesso. Quello che ti dicevo, l'ansia, speriamo che l'anno prossimo mi chiamino, e cercavi di giocare sempre meglio, di essere un po' più forte degli altri, perché qualcuno si potesse accorgere di te. Questo era bello, secondo me. E del basket che cos'è che ti è sempre piaciuto più di ogni altra cosa? A questa età, visto che vuoi a posteriori gratificarmi della festa di compleanno, a posteriori lo si individua bene in quello che mi manca, lo spogliatoio, cioè la squadra. Alcuni oggi vivono la squadra come un limite, no, ma io avrei mille episodi, la maggior parte dei quali credo siano poco edificanti e poco raccontabili. Ma una la diciamo noi: si dice che il Werther Pedrazzi allenatore, per caricare i suoi ragazzi, portasse della musica nello spogliatoio ed era il Bolero di Ravello la cavalcata delle Valchirie. Ci vuoi raccontare questo episodio? No, semplicemente dovevamo... Allora io avevo chiesto, nella mia esperienza di allenatore, che ho voluto fare totalmente, no? E poi purtroppo quando mi sono trovato davanti alla scelta, e c'è stato un momento in cui mi è stata offerta una squadra di a fare il passo definitivo, siccome sono nato fesso ho deciso che avrei fatto il giornalista. Ma il grande scontro, e sì, perché poi io credo che in ogni individuo, o ogni individuo, debba cercare una propria unità del suo S, come dicono i tedeschi, ma è sempre stata quella. Io allenavo la Pallacanestro Milano e prima ancora il Monkeys, e loro ogni tanto mi dicevano: Pedro, mercoledì c'è l'Inter, vai, non torna più. Ma non sono un professionista, se lo vuoi diventare devi comportarti come tale adesso. Questo era un primo principio. Sì, noi poi gli scontri anche con la società, perché ho sempre avuto un po' una testa balzana. Ogni anno che c'era un giocatore particolarmente o un miglior realizzatore, così chiedevo alla società di venderlo, anche perché il nostro grande presidente, il giocatore anche lui, l'ingegner Guidoni, gli dicevo sempre: Fabio, non hai ancora cambiato i mobili di casa da quando ti sei sposato, non puoi vendi questo qua, ma dopo mettiamo. Allora io ho avuto l'anno più bello, in cui praticamente la prima squadra era fatta da tutta la formazione juniores più tre, uno di questi era una grande persona, cioè il figlio di Aldo Giordani, Marco Giordani. Poi avevamo il capitano Calabrese, che chiamavamo Calabretor, perché ormai aveva più ginocchiere e cose così, e un terzo, Roberto Consoni, che erano praticamente fuori quota. Ecco, noi dovevamo battere quella sera nel campionato junior di eccellenza, dovevamo battere Varese, che aveva Rusconi, che aveva Castaldini, che aveva Brignoli. Allora sono andato in spogliatoio e mi è venuto in mente, dico: ma noi perdiamo di sicuro, a meno che non facciamo una pazzia. Adesso voi ascoltate questo quando l'ha scritto, era il Bolero di Ravel, era completamente pazzo. Ecco, sentite questo crescendo, andate dentro, massacriamo. E come finì quella partita? Abbiamo vinto noi. E abbiamo vinto noi una battaglia atroce, se era presente tutto lo staff della prima squadra, compreso il presidente di allora Bulgheroni, che alla fine aggredì, si sentiva da lui nello spogliatoio vicino, inenarrabili, e niente. Non ha funzionato. Torniamo un attimo nello spazio nel tempo, siamo nello spogliatoio del Forum, ma Werther, da questa Milano che distrugge il Barcellona, massacra l'Olympiacos, che cosa è successo in testa? È successo quello che hanno evitato che succedesse per molti anni, cioè una squadra, no, quello che era ineluttabile forse adesso che succedesse. E sono andato a posto a tutti i tasselli, gli ingredienti sono stati messi opportunamente ed erano ingredienti di qualità, e poi è arrivato il lievito. Non so neanche dirlo, perché ormai è riconosciuto da tutti, l'arrivo di Hackett non è tanto che ha dato una forza in più che l'ha anche data, ma
soprattutto ha fatto lievitare la coscienza, la consapevolezza e un'etica del lavoro. Sai, credo che alla fine si sia completato un quadrilatero e se hai vissuto nello spogliatoio, se hai vissuto gli allenamenti, quadrilatero che è Banchi, che è Hackett, che è Moss e mettici anche Kangaroo, anche se tecnicamente Kangaroo non è un giocatore che mi fa impazzire, però questo quadrilatero durante gli allenamenti ha praticamente inconsciamente, inconsapevolmente messo le carte in tavola, ragazzi, o così o pomì, qua si ci scanna, qua si lavora, qua non si cede un centimetro, e quando sono in quattro e non uno a fare così, gli altri sì, o galoppano o rimangono molto indietro. Siamo in casa Olimpia e non possiamo non ricordare uno dei tuoi più grandi amici, che è Tullio Lauro. Una parola per lui. Questa è una botta a tradimento, perché sai che lui compiva gli anni un giorno prima di me, il primo aprile, mi vengono i brividi, e una parola, sai, si può dire tutto in questa intervista? Tutto. Le cose personali. Vabbè, noi avevamo idee politiche opposte. Facevamo delle trasferte in cui la macchina sembrava quella di Topolino, bum 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 bum, che rimbombava dalle litigate. Sì, dalle urla, e finiva ineluttabilmente con lui che diceva una frase: ma fammi il piacere. Ed era quel miracolo dell'amicizia vera, e che andava incontro, per esempio, e c'era in lui come in me che il valore prima di tutto è l'uomo, le opinioni sono un accessorio che ognuno deve difendere e discutere, ma prima viene l'uomo. Tullio è una grande mancanza, è stato anche una cosa indimenticabile, perché mi ha chiamato un allenatore qua di Milano mentre io ero in ospedale ad assistere mio padre che aveva avuto la prima ischemia, quindi mi ha colpito in un momento di grande debolezza, ho preso la macchina e sono venuto giù. Certo, non dobbiamo essere romantici, non dobbiamo rivolgerci molto al passato, però è un pensiero bello, perché se lui avesse potuto vedere dopo tanta sofferenza questa squadra qua, o la partita col Barcellona, sai, io una delle mie cose cult che ogni tanto, non ti nascondo, dopo le due di notte ascolto Larry Salonin, perché te l'ho fatta vedere, l'ho presentata quando è stato il libro, io ogni tanto mi sento la telecronaca di Tullio a Larry Salonin. Sì. Questo è Werther Pedrazzi, questo è il nostro capolegione, e noi siamo orgogliosi di essere i suoi soldati. Non escludiamo un ritorno. Alla prossima.